C'è un problema. Non credo di riuscire a tornare ai Lime. Forse lo scoiattolo, sì. Devo parlarvi all'istante. Intendo subito. Signori, chiedo venia per il mio tono brusco, ma qualunque cosa sia avvenuta a Elaim è davvero inaccettabile. Vi invito a rimediare alla situazione senza ulteriori indugi. Vi imploro, tornate a Elaim al più presto e risolvete ciò che avete causato! Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati. Ci siamo lasciati con lo scorso video che abbiamo fatto un casino. E non fate cazzate! Ecco, appunto. Non mi fai... Ecco, la ramanzina. E in teoria in questo dovremmo sistemare un po' il casino che abbiamo fatto l'altra volta. Ok. Wow. Forse dovrei scappare più spesso. Atreus. Scherzo. Scusa. Allora che mi dici della nuova lancia? L'ha fatta Brock. Da Draupner. Che cos'è? Un anello. Da dove viene? Non lo so. Potevi chiederlo, ma non c'eri. Eccoci qui. Atreus. Bello. Forse è solo spaventato. È stato legato per tanto tempo. Non possiamo fargli del male, ok? Le creature disperate sono le più pericolose. Lo so. Su, dobbiamo attraversare prima che apra altri squarci del regno. Pezzo di muro con la tua nuova lancia. No! Sembra fragile. Potere del vento? Figo! Ti ha chiesto Odino di liberarla? Eh? No, ma... Non lavori per lui. Non è come pensi. Qualsiasi cosa ti abbia promesso, non fidarti. No. Difficile da spiegarlo. Avevo detto io che ha fatto, secondo me, tutto questo l'ha fatta apposta. Io resto sempre di quell'idea lì. Per me sapeva che Atreus, giustamente, sente, percepisce quello che percepiscono anche gli animali e quindi lo ha come incastrato. Perché voleva, secondo me, che andasse a finire così. Magari mi sbaglio, però. Che sta roba. Dobbiamo andare lassù. Ma il ghiaccio ci intralcia. Me ne occupo io. Ecco questo. No, però aspetta, quello forse no. Vediamo un po'. Ecco. Il vento delle tue ali. Sta arrivando! Troppo. Le lame del caos e l'ash, la Leviatano. Sì, la lancia, sì, per carità. Lavori però... per Odino. Hai detto che è difficile da spiegare. Perché? Voglio che ti fidi di me. Non ho il diritto di chiedertelo. Ma puoi farlo. Cos'ha che ti serve? Perché non puoi dirmelo? È complicato. Ma dimmi di te. Perché hai un'arma nuova? Pensavo non volessi alcuna guerra. È così. Ma... è complicato. Tutti abbiamo dei segreti.
A volte è l'unico modo per proteggere chi amiamo. E non preoccuparti, di Odino. Da lui non ci torno. Questo mi fa piacere. Uno squarcio del regno. Garm si è dato da fare. Forse so come Freya ne ha chiuso uno. Tieni lontani i nemici. Va bene. Dimmi quando sei pronto. Siamo pronti? Io direi di sì. Latta Riffa. Latta Riffa. Latta Riffa. Ho sprecato un attacco runico. Volevo fare un'altra mossa. Questo volevo fare. E giustamente adesso con quello dello scudo lo faccio. Ehi. E lasciami! Wow! L'abbiamo fatto! Ma scommetto che non è lui. Teniamo gli occhi aperti nel caso ne venissimo. Grazie per essere tornato con me. Non era necessario. Sono tuo padre. Ti aiuterò sempre. Finché sarò in grado. Beh, anche a me fa piacere. Dimmi. Che cosa facevi ad Asgard? Traducevo cose per Odin. Ha trovato una maschera alla quale è collegato un raggio magico. È tutto un po'... complicato. Già, ma lì ho trovato persone della mia età. Amici. Almeno spero che lo sia male fidarsi della gente. Compromette la ragione. Forse, ma sono stanco di sentirmi solo. Atreus. Io... Cerchiamo di capire come funziona questo cancello, ok? Aperto blocca l'ingranaggio. Già, l'ho visto, grazie. Quindi come si fa? Scusa, ma non posso. E se usassimo le mie nuove frecce, concatenano gli elementi. Non posso mettere uno qua. Così. L'ho tirato esattamente come l'ho tirato per fa. Un altro! A sinistra! Oh, non l'ho capito sta cosa. Un bug forse? Aspetta la guardia! Troppo facile.
punto di sole. Via. Eccolo! L'hai visto? Sta facendo a pezzi l'intero regno. In arrivo! Sopra di te! Occhio! A sinistra! Avanti. In questa colonna c'è un incavo in cui puoi infilare la lancia, ma ci serve un angolo migliore. Fuori un altro. Allora, dove la devo infilare la lancia? Ah, la sopra. Ok, torniamo indietro. Mannaggia la pupazza, sbaglio sempre tasto. Ah, non ci arrivo. E Atreus, c'hai in ansia, metti soprattutto. Porca miseria, lo vedo. Cambio. Come t'acchiappo a te? La cassa, vero? Via, proseguiamo. Abbiamo cambiato un attacco runico. Atreus, non voglio che ti senta solo. Ma la tua decisione di andare ad Asgard? Aiutami a capire. Odino non vuole il Ragnarok. So che non è affidabile, ma mi serviva il suo aiuto. Anch'io voglio fermare il Ragnarok. Ti avrei aiutato io. Lo so, ma... Aspetta, ma è qui! Ok, ok. Ok, brava. Va tutto bene. Calmati. Calmo. Fermo, vogliamo solo... Oh, è questo. Wow, quello ha fatto male. No.
Via la testa. Ma cosa spari, Atreus? Chi te l'ha detto? Forza, possiamo passare di qua. Il Ragnarok, allora siamo d'accordo. Ah sì? E la lancia a che serve? Per proteggerti. Non puoi farti nel balcatrano. E questi che ci fanno qui? Sono morti! Oh, già! Ben detto! A terra! Mi sembra un po' grosso, no? Un viandante. Quanto odio combatterli quando sono vivi. Eccolo. Aia. Schiaffa! Nessuno. Insomma, in questo caso non mi sembra proprio così, eh. Oh. Bello. Stai preparando per il Ragnarok? A che serve la lancia? Ancora, ecco, sono quattro volte che me lo chiedi. Non siamo uguali. Io sono tuo padre. Stai evitando la domanda. Allora. Vediamo. E come fermiamo le frecce sigillo sono inutili qui. Ho visto. Ma in qualche modo forse le mie frecce possono attaccarsi al legno lassù. Chissà dove l'ho tirato io. Andiamo. Ci siamo. Promettimi che non lo ucciderai, ok? Non prometto nulla. Appunto, ma cercherò bravo di non ucciderlo. Aspetta, dobbiamo andare là. C'è qualcosa? No. Ok, possiamo andare. Porca miseria. Prendi i colpi, vado a prendere. Dietro!
Adre, stai stressato, porca misera, metti... mi dai? Ok, ci siamo sistemati, abbiamo equipaggiato il nuovo attacco runico, era della lancia. Qual è il tuo piano? Lo elaboro strada facendo. Ma non ti stai riferendo a Garm, vero? Non puoi ingannare Odino. Per ora funziona. Ah sì? Che casino. Che farai? Proverò a domarlo. Domarlo? Certo, ho già domato dei lupi. Se lo dici tu, Ciccio. Aia. Voglio proprio vedere come fai. E per la miseria. A sinistra! Distraggo Garm. Tu congela le sue catene con l'ascia così non scappa. E legalo a qualcosa. No, troppo pericoloso. È un bel piano. Muoviamoci. Aspetta! Devo congelare le sue catene. Ma come le... Stai bene, per poco. La trasformazione, Odino ti ha insegnato a controllarla? No. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. D'ora in poi si fa a modo mio. Signor sì. Non ha funzionato proprio per niente. Perché non ha funzionato? Non l'hai fatta apposta, vero? Chi è che non si fida ora? Scusa, ho esagerato. È solo che pensavo avrebbe funzionato. Pazienza. Troveremo un modo. Credo che dobbiamo... C'è sempre un modo. Faccio vedere io come, eccolo qua. Hai visto? Oh, perché non ci ho pensato? La soluzione non è sempre ovvia. Sopra di te, padre! Questi qua.
la rallenteranno. Esplosta! Oh! Aia. Ora si fa a modo mio. Immagino voglia dire... Quello che pensi voglia dire. Ma possiamo provare, Ab? Abbiamo il potere di limitare i danni causati dalla creatura. E lo useremo. Ok. Finisce l'effetto. Attento a quelle catene. La catena si è incastrata. E quindi? Dai, prendila. E a terra. Si sta alzando, attento. Ora capisco perché l'avevano legato. E beh, il motivo ci sarà stato, no? Aia. Vedo.
Porca miseria. No. Tira la catena, fidati. Veloce, tira la catena. Padre. Andato. È finita. Speravo che andasse diversamente. È colpa mia se era in libertà. E se ora è morto? Talvolta non c'è altra scelta. Lo so. Su, su. Usciamo da questo postaccio. Bel cagnolino però, eh? Possiamo andare a casa ora? Atreus. Lo so, chiudo il cuore. Un'altra porta chiusa? Sì, ma non vedo. Ok, eccola là. Allora. Auka! Le frecce sigillo sono inutili qui. Ho capito. Hai qualche idea? Ghiaccio all'ingranaggio. Ma si è detto che sono inutili. Eccolo qua. Così andrà bene. Forza, la porta è aperta. Veloce, si scioglierà. Ho capito, un attimo. Stai bene, la porta si scioglie. Fuori congelata. Sto pensando. Ok. Beh, se sollevi la porta posso darti una mano. O posso aspettarti qui. Ok. Ho cercato le Norne. Mi hanno detto che ad Asgard Heimdall voleva ucciderti. Heimdall? Le Norne? Pensavo non ci credessi.
vivo è questo. Eppure più arrabbiato di prima. Forza, dal buco per terra. È tornato. Cosa facciamo? Io non lo so. Non lo sai. Non fermarti. Corri. Dove? Le scale. Fuori. Veloce. Oh, di quanto? I morti continueranno a invadere i regni che infine collasseranno. Impara a placare la tua mente. Ho scoperto che con il caos vado meglio. Che altro hai scoperto? Che la fiducia reciproca ci fa bene. Meno male. Sentito. Dov'è? Anche lui però. Dove la tiro? Ma quanto pensi di resistere? Senti, mi hai stufato. Attacca quel punto sul collo, lo vedi? Avanti. Che gli faccia così tanto? L'ho capito! Come fa a tornare ogni volta? Porco schifo! Dobbiamo cambiare! Ora! È come se non avessi un'anima da uccidere! Aspetta! Forse posso fermarlo! Come? Aiutami a saltargli sulla schiena! Cosa? Fidati! Davvero! Ci penso io! Facciamo a modo tuo! Attenta alle onde d'urto! Lì sulla zampa! Un punto debole! Attacca quel punto sul collo, lo vedi? Se sta fermo. E dai, arrendi.
Muoviti! Porca miseria, la tiro la lancia sulla zampa. Ok. Usa la lancia e colpisci al collo. Troviamolo! Forza! Non si sente più, qualcosa gli ha fatto. Gli ha detto vecchia. Beh, credo sia passato di qui. Proviamo a salire. Che hai fatto? L'incantesimo che mi vedesti fare quando morì Fenrir. Non lo sapevo allora, ma trasferì la sua anima nel mio pugnale. Le anime sono potenti e ho pensato che quella di Fenrir potesse... cambiarne la natura. Già. Forse ha funzionato. Ah. Quando ti ho trovato a Midgard, prima dell'attacco di Freya, mi hai detto che volevi proteggermi. Perché? Ho visto una profezia. Eri tra le mie braccia. Morto. Anch'io l'ho vista. A Jotunheim. Cosa? Lo sapevi? È per questo che mi stai addestrando così duramente. Un giorno dovrai sopravvivere senza di me. Non succederà. Non lo permetterò. Mai. Ogni viaggio ha una fine. Non il nostro. Non così. Scusa se ti ho ferito. È finita ora. Te lo prometto. Fen? Sei tu? Oh! Sei mancato anche tu. Temevo di non farcela. Ci siamo riusciti. Seduto. Com'è mai possibile? È la magia dei giganti. Ho imparato tante cose. Ad Asgard? Questo non c'entra niente. Altri segreti? No. Una promessa. Che è importante che io mantenga. Come tu l'hai mantenuta la mamma.
Vedi quando ti fidi di me? A casa. È fatta. Wow. Dovremmo dirlo agli altri. Decidere la prossima mossa. E quando le Norne ti hanno detto che Heimdall voleva uccidermi, è a quello che ti serve la lancia, vero? Sì. Heimdall è un idiota, ma non sei più così, dico bene. Un assassino di dei. Non vuoi la guerra? No, ma farò qualsiasi cosa per proteggerti. Bellissimo, torniamo a casa, dai. Aperta. E se usassimo i sigilli per congelare quell'ingranaggio? Sì, solo che... Come? Ok, vediamo un po'. Dai che scoppia, se no. Forza, 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 veloce! No! Le frecce sigillo sono inutili. Per esplodere, padre, ok. Se non ti fidi delle parche, perché ti interessa ciò che dico? Se si parla della tua vita, non corro rischi. Il passaggio mistico è sepolto. Faccio io. Che c'è? Qualcosa non va. Sono ricaduto nei miei vecchi atteggiamenti. Collera, diffidenza verso di te, adesso e anche prima. Io ti ho allontanato da me. Senza di te, sono stato imprudente. Troppo sicuro di me, ho commesso sbagli stupidi. Non so perché credevo di poter fare da solo. Avevi ragione. No. Durante il nostro viaggio insieme, sei diventato un guerriero, meritevole del nome che porti. Ero io a non essere pronto per questo. Non devi tornare a essere ciò che eri solo perché non sono con te. Facciamo una promessa. Io prometto di seguire i tuoi consigli, anche se non sei con me. A guidarmi,
E tu farei lo stesso. D'accordo. Ho bisogno di sapere che starai bene senza di me. Non dispiacerti, padre. Fa di meglio. Torniamo a casa. Possono essere cancellate. Ricordi, la profezia non deve influenzare le nostre scelte. Allora creeremo il nostro destino. Bene, torniamo a casa davvero. Volevi occuparti di qualcosa prima di tornare da Sindri? No, prima recuperiamo Mimir. Poi potrai raccontarci cosa hai imparato ad Asgard. Dopodiché, vedremo. Lo consideri davvero un fratello. E Freya? Sbaglio o si è trasferita da noi mentre ero via? Dopo aver rivolto il suo odio contro Odino, ha notato che abbiamo interessi simili. Ho provato anch'io a dirglielo, ma... E quando? Oh, prima di iniziare a dirti dove andavo di notte. Capisco. Ehi. Non mi ha ucciso. Non ho detto nulla. Scappati tutti? Vediamo un po'. C'è qualcuno? Siete tornati? Com'è andata? La bestia non ci darà più problemi. Questo è un vero sollievo. Avete fatto fuori il vecchio Garm, giusto? Sì, più o meno. Atreus, perché tu sia andato ad Asgard dopo tutto quello che ci ha fatto passare è una cosa che non capirò mai. Ma spero almeno che tu sia tornato con qualcosa di utile. Lo spero anch'io. Venite, guardate che ha in mente Odino. Qui c'è quello a cui tiene di più. Più del Ragnarok o di altre cose. Questa maschera. Qualcuno la riconosce? Quella cosa? Oh, è senza senso. Ci si gingillava da prima che lo conoscessi. Onestamente, pensavo che i giganti si divertissero alle sue spalle. Ok, va bene. No. Ti sbagli, Mimir. Questa maschera è importante. Non è opera dei giganti, e solo ad alcuni è apparsa nelle loro visioni. Non se ne sa l'origine, ma alcuni credevano che fosse un mezzo per conoscere i segreti della creazione stessa. È un oracolo. È molto, molto di più. Immaginate di essere tutt'uno con la fonte della saggezza infinita. Per questa... Odino mi torturava. Allora che ne pensi? La conosci? No. È un'ossessione che non ha mai voluto condividere con me. Ma ti dirò una cosa. Anche quando Odino dice la verità, il suo fine è ingannevole. In ogni caso, non facciamoci distrarre da questo. Heimdall è il nostro obiettivo o no? Riscriveremo il nostro destino in un altro modo. Allora tornerò a Vanheim.
Se non combatteremo Dino, dovrò aiutare mio fratello ad opporsi a lui. Quando potremo ci uniremo a lei? Padre, studierò i miei punti sulla maschera per pensare a un piano. Ma se desideri partire, io verrò con te. E ascoltatemi, vi prego. Mi dispiace per come sono fuggito. Non farei mai del male a uno di voi di proposito. Beh, quando puoi trasformarti in un orso senza volerlo, sono cose che succedono. Allora, mi perdonate? Ma certo, Atreus. Non volevi ferirci, ragazzo. Sindri? Sì, anch'io. Prima o poi. Ok, mi sta bene. Mentre chiariamo la situazione, spero possiate perdonarmi per non aver fatto di più durante l'attacco degli Hellwalker. A prescindere dai dubbi che nutro sulla violenza, se la vostra casa è sotto attacco dovrei ignorarli, specie quando si parla di non morti. Ho persino impugnato uno scudo anziché una spada. Hai avuto ragione a rimproverarmi, vecchio amico. Quando la lotta mi esigerà di nuovo, sarò pronto. Ben detto, Tyr. Ne sono certo. Vedremo. Vedremo nei prossimi episodi quello che succederà. Questo episodio dobbiamo chiuderlo qui. Ci vediamo alla prossima.